perché da noi i maiali, pensa, erano liberi. Noi vedevamo mandri di maiali, 5-6 famiglie, non so, 2-3 famiglie. E le bambine, il gioco era quello, andare sui maiali a restare più che puoi. Allora, fai i maiali, boom, boom, per attaccare le pene, no? Questo è quello di pene. E il maiale, io ho un albero di cacche, perché io ero il più grande. Per i bambini. Il ladro di cacche, no? Ma sai come puttana che sono dove rubavi i cacche? No, no. Da lucifero. Perché noi la frutta l'abbiamo sempre rubata dal punto di vista nordico, no? Perché io andavo nell'orto, no? E se c'erano i fichi prendevi i fichi, le mandorle prendevo le mandorle. Però ho sempre stato al pallone, eravamo bambini. L'unica cosa che non andavamo, noi andavamo con lo stomaco, non andavamo con i sacchi. Però che ero odiato in paese, non veniva vista bene proprio, perché lei sopponeva tutto. Se Alza Rocca era la vecchia, che noi era quella che c'è, perché due cose potevi fare, da Lucifero poteva andare a rubare la frutta, da lei. No, e abitava nell'apposto più bello d'isola, noi andavamo a piedi ragazzi perché lei ci accoglieva, dove c'è adesso che fanno, noi esportavamo liquirizie nel Texas, negli anni. Lì cresceva le polizie, e c'è ancora la fabbrica, no? E lì in quel posto c'era un frutteto con la sua casa, ma magico, anche i vecchi, se tu dici, ma ti dicono anche i vecchi, adesso stanno guardando tutti. Forse sarò l'ultimo a raccontarlo. Eravamo lì e c'era il contesto nel paese, se fare una conceria là, se buttare la spazzatura. La discarica, nel frutteto d'Alza Crocca, il posto più bello, no? C'è proprio la follia, tipo, perché lei sempre non sopponeva soltanto al fatto che lì non dovevano buttare spazzatura, che poi dove c'era, che lei confinava, da lei non l'hanno buttata, però non ha vinto, perché gliel'hanno buttata dove c'era la fabbrica delle polizie antiche, c'era ancora l'aeroporto dell'isola. Sì. Poi c'è un certo punto, dopo l'aeroporto, c'è una strada a destra dove ci sono i pini bellissimi dritti, tutti in fila. E c'è un villone, un palazzo antico. Che ti conduceva a sta casa che l'hanno restaurata. Di fronte a questa casa c'è la fabbrica delle liquirizie, dove hanno per 30 anni hanno scaricato cutro, crotone, tutte. Quando non c'era nemmeno il controllo dei rifiuti pericolosi. Figuriamoci, tutti i rifiuti. Dagli ospedalieri. Mamma mia. Gli sfasci non esistevano, anche qui c'è le macchine. Non c'era nemmeno la spazzatura, caspita, perché tu appena buttavi il torsolo di mela facevano tre maiali che se lo mangiavano prima di te. E in più, dopo che passavano loro, 3 secondi gli passa, zang, 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 qui va tutto pulito. L'immondizia è una cosa veramente recente come problema. Infatti nel gruppo della stazione dei maiali proprio per liberare i maiali. Sono il problema delle spazzature. La Zacocca non voleva, non tanto diceva cose, pensano che la buttano da me. No, già vicino mi dà fastidio. Ma la Zacocca veniva odiata. Vennero per distribuire la terra ai contadini. Lei si oppose. Io che capivo, allora imparavo della vita. Quando tu mi urlavi io parlavo, no? Mi ricordo, ma Zacrocca, ma perché tu l'hai voluto che piavano un albero, no? Che avevano fatto la ferrovia. Perché gli alberi che servivano per fare la ferrovia. E mi disse, ecco che da ferrovia carriena, e con quella ferrovia che trasporteranno, come è successo a me negli anni 60. Ecco perché non riesco a I remember it well. I asked you not to go, but all I heard was the screaming silence of the wind, and just like the wind will always blow through the leaves,
I will always remember this as our last lost chance. Sembra che sia nato da un rapporto con un brigante. Per noi era una strega, ma era la saggezza personale. Però era una strega bianca, insomma, cioè una strega buona. Era così, parlavano tutti male di lei, perché non voleva che tagliassero i boschi. Non voleva poi che si buttava una spazzatura là perché erano interessi, no? La gente era un posto di lavoro, no? Certo. Pensa com'era l'erba. Ancora così. È ancora così. Ci dovrebbero sta cocca adesso. E il fatto che lei conosceva, quando si è accorta che lei conosceva la natura, quando tu rubavi, non c'era tecnica, visto che c'erano le muraglie, che facevi? Mangiare una pietra, dove c'era l'orto. Se non c'era nessuno, gli uccelli volavano. Sì. Ma se c'era qualcuno, non c'era un uccello. C'erano uccelli. Allora noi lasciavamo la pietra, cioè. Guardavamo, no? Sai, di una città più distante, cioè. Manco la gente volata. Scendiamo dalla muraglia, per tranquillo. C'è lei! Già solo a vederla, non soltanto perché già... E gli uccelli non se ne erano andati a vedere. Erano con lei. Se c'è niente che fare con questo. E com'era fisicamente sta donna? Mi ricordo capelli bianchi. Se tu devi vedere la faccia di uno di un personaggio, Totò. Gli occhi però vitri, se ti guardava, ti cercava. Perché nessuno di noi è riuscito a disobbedire a lei, in modo assoluto. Una sera che ci accorse, venne mi sembra un nipote del barone che hai studiato, loro studiano. E mi ricordo che disse, so che tu che sei capace di farlo, ma non sei capace da fare. E che voleva? Che gli toglieva il basilico dalle cenere. Studiava a Roma questo. Ed era convinto che lei potesse fare fatto farlo. Magico. O perché il padre gliel'aveva parlato. Lui mi ha detto, non so fare queste cose. Poi ho capito, se non l'ammazzavo. Già non la potevano vedere. Poi cominciavano ad arrivare i primi dottori, no? Non è che potesse vedere. Dopo capì se guardavo, non ero cosciente, ero bambino. Però quella sera me la ricordo che faceva freddo fuori. D'inverno, voleva il basilico dalle cedere. E alza croce, per me era così naturale che lo facesse. Bellissima sta storia. La mattina venne una signora che gli chiese del prezzemolo. Lì capì poi e io mi innamorai di lei. Mi guardò negli occhi, ho messo la mano nella cenere e ho preso un mazzo di basilico di natata. Ma stavate sempre a Dostazza Crocca praticamente? Ah, per me lei era il riferimento. Perché lei aveva una magia pazzesca. Io l'abbiamo sotterrata, eh. E solo tre persone sappiamo dove.